La salute in comune. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Volon Bright, io sono Claudia. Io sono Vittoria. Oggi vi racconteremo in breve ciò che ieri, 30 giugno, è stato realizzato qui presso la Salute in Comune e soprattutto ciò che la città ha in serbo per tutti noi per la giornata di oggi. Quindi armatevi di carta e penna e non perdetevi nessun appuntamento. Ad aprire la meravigliosa e soleggiata giornata di ieri è stato il baule che fa sognare, lo spettacolo di bolle di sapone per bambini, ma anche per adulti, realizzato dal Mago Papillon. A seguire il secondo appuntamento con la gioiosa club della risata scriva, che ci ha mostrato i benefici di uno yoga molto particolare, lo yoga della risata, la migliore medicina per vivere meglio. E come ogni sera, alle 19.30, il punto ristoro ha aperto le porte a tutti noi, nutrendo non solo il corpo, ma anche la mente, grazie agli stand della libreria Gulliver e della libreria Il Ponte sulla Dora, ormai i compagni fedeli, come sapete bene, di questa edizione della Salute in Comune. E poiché la domenica nasce come giorno di relax e di riposo dopo un'intensa settimana di lavoro, quale modo migliore per concludere la serata se non con delle pillole sullo shiatsu e sul benessere? A farci ritrovare la tranquillità e lo star bene con noi stessi, ci ha pensato l'associazione Henry Shiatsu, seguita poi dallo spettacolo teatrale Rinascita, organizzato dalla compagnia Tedaka, che per queste settimane ci intratterrà con attività artistiche di ogni genere. E dopo una giornata come quella di ieri, all'insegna della risata e del benessere, vediamo cosa ci aspetta in questo nuovo inizio settimana di 1 luglio. Alle 14 la cooperativa CISV aspetta tutti i bambini per l'estate bimbi, per promuovere stili di vita corretti attraverso il gioco. E per chi desiderasse cimentarsi in un'attività originale e creativa, ecco che l'associazione Arte Pura Consorzio Riso ha pensato a voi, proponendo un unico laboratorio di origami. Alle 19 ci sarà poi una pericena molto speciale, proposta è curato personalmente dall'associazione Shanti e Shanti, che vi delizierà con piatti indiani, un'occasione unica per gustare una cucina dal sapore nuovo e che vi indurrà con un gioco di parole nel tema della disabilità e dell'affido. Sì, perché l'argomento delle pillole di questa sera sarà proprio mi presti la tua famiglia, la mia è un po' in difficoltà. Alle ore 22 assisteremo poi alla proiezione cinematografica di Cola, il film straniero che nel 1997 ha vinto il premio Oscar e che affronta sempre la tematica dell'affido, grazie alla collaborazione esclusiva con l'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Insomma, nulla è lasciato al caso. Che dire, si prospetta un lunedì ricco di appuntamenti imperdibili. Noi di Volon Bright vi aspettiamo numerosi come sempre ai Giardini Reali. Buona giornata a tutti! La salute in comune a Torino!